Mettere 15 manager dentro le aziende del Nord-Est per creare un progetto di sviluppo internazionale di business. In questo modo la Società Internazionale di Consulenza GCMP e il Consorzio Universitario CIMBA hanno immaginato un nuovo modo per far incontrare mercati esteri e territorio. Così è nato Nord-Best, il premio al miglior progetto di International Business Development dedicato alle aziende del Nord-Est. GCMP è una società di consulenza e di servizi che opera all'interno del territorio del Nord-Est ed è come tale da contatto con le principali aziende manifatturiere del territorio. Il CIMBA è un consorzio di università americane, di 37 università americane, che ha come unica sede all'estero scelto il Veneto e Asolo in particolare. Abbiamo dunque deciso di mettere a fattor comune i relativi punti di forza e quindi la conoscenza del territorio da parte nostra e il fatto di attrarre studenti provenienti da tutto il mondo e di poter inserire questi studenti provenienti da tutto il mondo nelle nostre aziende da parte del CIMBA. Di qui l'idea del premio. La globalizzazione è prima di tutto un fatto culturale. Così si è deciso di attirare professionalità e capacità da tutto il mondo per farle crescere sul vero terreno decisivo dei prossimi anni, l'internazionalizzazione. I progetti sono stati variegati come tipologia, come obiettivi, come mercati, però tutti hanno raggiunto un bel livello di concretezza, come poi si è visto nelle presentazioni. Questo vuol dire che sia aziende che studenti hanno portato a casa qualcosa di concreto e in particolare le aziende hanno portato a casa indicazioni reali su come aprire nuovi mercati, che è poi l'obiettivo principale di questo premio. Per le prossime edizioni, dove magari potremo aumentare anche il numero di aziende che partecipano e allargare anche i paesi che andremo a studiare per portare nuova linfa al territorio del Nord-Est e al bisogno forte che c'è di sviluppo su mercati emergenti. I nostri studenti indiani, nepalesi, americani, eccetera, hanno avuto l'opportunità di lavorare a diretto contatto con quella che è l'azienda, diciamo, del Nord-Est, quindi capire anche quella che è la cultura, la metodologia, l'approccio. Al tempo stesso, le aziende che li hanno ospitati hanno avuto modo di vederli in un banco di prove, in una sorta di test, diciamo, e quindi vedere anche come magari un ragazzo che arriva dal Nepal piuttosto che dall'India si muove rispetto a come farebbe un nostro, diciamo, locale. Ecco, quindi penso sia stata una cosa a due vie, sicuramente. Il vincitore della prima edizione è stata l'azienda Bortolo Nardini. Il premio è stato consegnato il 4 maggio con una cerimonia a Villa Emo. Il progetto Nardini è risultato il migliore in quasi tutti gli indicatori, sia in termini di risultati di soddisfazione dell'azienda che per le ricadute positive sul sistema economico-industriale del Nord-Est. Il gruppo che ha realizzato lo studio di analisi e fattibilità per l'espansione del noto brand di grappe e distillati in India è composto da 3 giovani manager: Fabio De Nadai, dall'Italia, Apurva Gaurav, dall'India, e Jamie Cuddy, dagli Stati Uniti. I'm Jamie Cuddy, I'm an American student from Kansas City, Missouri, in the middle of the United States. I worked on the Nardini team, and I felt like it was a great experience. We had the opportunity to see their bottling facility, to see the corporate headquarters in Bassano del Grappa, and we even got to go to Veneto and Verona. So it was an amazing experience working with a great company, looking at the feasibility of them entering the Indian market. Ancora una volta il Nord-Est si è dimostrato un laboratorio di idee formidabile, contrastando le difficoltà del momento economico con le competenze, il talento e con il vero motore dell'innovazione, i giovani.